Grande prestazione per la Juve Domo. Calcuotti impedisce allo Sparta Novara il sorpasso in zona playoff, battendolo con un sonoro 4-0. In avvio più Juve Domo. Al nono arriva il primo pallone pericoloso dalle parti di Martelli. Cabrini fa partire un tiro cross dalla sinistra, che si abbassa e termina di poco sopra la traversa. All'undicesimo risponde Petrone con un tiro potente ma centrale, che Tornato la blocca. Un minuto più tardi ancora Granata al tiro con Lipari, che sfiora il palo trovando la deviazione. Al 23esimo Aliata recupera palla sulla tre quarti con un anticipo, scambia ed entra in area con una gran progressione e solo davanti al portiere apre troppo il mancino e calcia a lato. Il vantaggio Granata però non si fa attendere, arriva soltanto 3 minuti più tardi. La rete nasce da un'azione costruita dal basso a partire dal portiere. Gualandi, l'arma offensiva in più da Juve Domo di oggi partendo dal ruolo di terzino sinistro, riceve e serve Bini, che ruba il tempo al difensore e a tu per tu con Martelli infila all'angolino il gol dell'1-0. Con una rete di vantaggio i padroni di casa continuano a controllare la partita, mantenendo il dominio nel possesso. Nei primissimi minuti della ripresa è la Juve Domo a rendersi più pericolosa, ma in breve tempo lo Sparta Novara cresce e pur senza riuscire a costruire vere e proprie palle gol si fa vedere più volte dalle parti dell'area avversaria. Eppure, proprio nel momento migliore dei novaresi, i Granata trovano il gol del raddoppio. Al 17esimo Lipari conduce il contropiede, serve centralmente Cabrini che dal limite batte Martelli con un mancino secco e preciso. A chiudere la partita invece ci pensa Bini, questa volta su calcio di punizione. Al 28esimo da posizione centrale disegna col mancino una traiettoria che si spegne in fondo alla rete, passando per l'angolino basso. La Juve Domo non si ferma, al 32esimo Lipari si inventa il 4-0 scappando sulla sinistra, prendendo il fondo e battendo Martelli da posizione defilatissima. Un minuto più tardi sfiora la doppietta, ricevendo libero sulla destra e cercando di infilarla sotto l'incrocio col destro, ma la palla termina alta. Al 47esimo la Juve Domo riesce anche a mantenere la porta inviolata, grazie alla grande parata di Tornatora, sulla punizione da distanza ravvicinata calciata da Rogra. Termina 4-0 per Granata.